Nozze di Cana, grande allegria, festa per tutti i popoli. Hanno invitato anche Maria, Gesù e i suoi discepoli. Nozze di Cana, grande allegria, festa per tutti i popoli. Hanno invitato anche Maria, Gesù e i suoi discepoli. Dall'aurora egli l'attende come una perla preziosa. Le strade del mondo ha percorso per giungere qui la sposa. Sposa, sposa. Egli dà sempre la sua alleanza e la sua fedeltà t'ha offerto. Al suo cuore ti fidanzerà e ti porterà nel deserto. Deserto! Sua madre accompagnò le parole col dolce suo sguardo. Che devo fare con te, oh donna? E forse è giunta la mia ora. E meditato nel cuore ciò che aveva udito. Oscure parole le dissero i pastori a Betlemme. Betlemme. E Simeone ed Anna lì nel tempio. Gerusalemme. Disse ai dei servi: chiese o pretese dal figlio sua madre, solo un perfetto atto di fede l'esempio ci diede, fare ciò che il figlio chiede. Giari di pietra erano sei di grandi dimensioni, li adoperavano i giudei per le loro abluzioni. Volse lo sguardo nostro Signore su quelle sei tare, ed il suo primo gesto d'amore volle manifestare. Figli, andate, riempite le giare con fresca acqua da bere. Attingete e al maestro di tavola versatene un bicchiere. Cosa vuol fare? Guardare l'avrà il bicchiere. Guardate il volto del cerimoniere. Oh. Sì. Perché ora ha offerto il vino migliore, non come gli altri che prima ti inebriano, poi danno bevande amare. Sia lode a Dio, Signore dell'universo, che a noi ha donato.
portato un vino eccellente, il migliore che ci sia mai stato. Alla maniera di Melchisedec, a te levo il calice, perché sugli sposi la gioia rimanga per sé. Perché i discepoli